Oltre che ringraziare soprattutto Giuseppe Parola che ha, per così dire, organizzato questa serata, vogliamo dirvi appunto che vogliamo passare un paio di ore assieme e ripercorrere un po' a ritroso il tempo, gli anni, andando dal 1969, 68, 69 o 70 fino ai giorni nostri. E quando diciamo i giorni nostri intendiamo anche qualcosa di nuovo, perché noi, anche se non appariamo mai in televisione ed è da molto tempo che non registriamo dischi, non per colpa nostra, questo va detto, ma per un discorso di, come dire, di ingranaggi nei quali noi non ci troviamo dentro. E niente, noi facciamo del nuovo materiale, noi presentiamo ai nostri concerti delle cose nuove. C'è una suite che probabilmente uscirà sul CD in primavera, quindi tra poco. È una suite che parla di un fiume, si chiama Il Fiume, infatti. Ecco, noi di questa suite, che dura una quarantina di minuti, vorremmo proporvi alcuni passaggi, per così dire, come la prossima, appunto, canzone, che viene cantata da Francesco Sartori e si chiama Chiesa d'Asfalto.
città, i grattacieli che cadono il mondo, sembra la pubblicità del paradiso che abbiamo perduto. Ecco la grande città che si riprende sull'acqua del fiume. Indietro al 1972 c'è un disco che si chiama Uomo di Pezza, è un disco con il quale abbiamo preso il nostro primo disco d'oro in quegli anni. Facciamo ascoltare la prima facciata, cominciando da Una dolcezza nuova. Thank you.
dove sia il mezzo di notte, cammino in silenzio con gli occhi un po' chiusi, come se desse un magico canto e sull'altalena ritorna a sognare. Sui fonti capelli, la statua di cera s'allunga tra i fiori, folletti gelosi la stanno a sfilare. Si perde una donna. Un uomo di mezzo, un po' dal suo santo, con voce smarrita per sempre ripete: io non volevo svegliarmi così.
e batterie amici dei Rossi. Sinfonica,
Grazie. E ritorniamo un attimo a questi momenti di nuova proposta. Una canzone che canta Michele Bon si chiama Lungo il fiume. Oh,
Che questa suite è una cosa che inizia e dura una quarantina di minuti senza mai fermarsi. Noi adesso vi stiamo proponendo di questa suite nuova, appunto Il Fiume, alcuni momenti, diciamo, perché lo facciamo? Perché vogliamo anche suonare le cose di un tempo. 1975, la canzone registrata a Los Angeles si chiama appunto Los Angeles. Thank you.
Grazie, Michele Bondi, Francesco Sartori e naturalmente la batteria Mickey Dei Rossi. Andiamo un attimo al 1974. Gli anni 70 sono stati degli anni molto importanti per la musica nel mondo e in particolare anche per noi italiani che non fino a quel momento, beh, a parte Modugno insomma, e la musica lirica, non eravamo riusciti in qualche modo con il rock, con il pop a farci sentire in Inghilterra, in America. E negli anni 70 questo è successo. Voglio ricordare il Banco del Mutuo Soccorso, voglio ricordare la PFM che ha avuto dei successi anche appunto in America, e sono un paio di gruppi anche qui di Torino che noi conoscevamo, conosciamo bene, i Trip e gli Amici del Luminogeni, grazie ai Trip e ai Luminogeni. 1974, un brano strumentale. Noi ogni tanto i brani strumentali li buttiamo, cioè li facciamo perché ci piace farli, si chiama Contrappunto. Canzone d'amore, passiamo, diciamo, un altro balzo indietro, andiamo al 1973. Nel 1973 noi, come tantissimi gruppi sia italiani che stranieri,
abbiamo voluto cimentarci sulla, appunto, la scrittura di una suite, che poi è una forma musicale tipica della musica classica, che nel rock è stata così un po' ovviamente cambiata e resa più accessibile, più popolare. Ecco, noi abbiamo fatto questa suite, abbiamo, con questo disco abbiamo preso il secondo disco d'oro e poi siamo andati a fare una tournée in Inghilterra di 15 date, abbiamo suonato anche al Marquee Club, che sapete che è uno dei locali più importanti nel mondo per quanto riguarda la musica rock. E questa suite si chiama, ve la facciamo sentire un condensato, perché altrimenti è un po' troppo lunga, si chiama Ferona e Sorona.
Grazie e ciao a tutti. Grazie. Thank you.
Marco. Aldo, che una volta leggevo anche senza gli occhiali. Aldo, una tournée a Modena, quando è che la fai? Una tournée a Modena, quando è che la fai? A Modena... Ci siamo visti anche a perdere. Penso che si farà. Si va? Non è bisogno aspettare 6 o 7 anni prima di vedervi di nuovo da queste parti. No, ma noi siamo sempre in giro, solo che non siamo pubblicizzati molto perché non siamo fuori dalla televisione, questa storia qua, perché siamo sempre stati al di fuori dei compromessi e stiamo pagando, ma non che ci siamo, non che rimpiangiamo il meglio essere, che... meglio essere coerenti che sì, cioè, noi siamo su quello. Non dovevate fare i pezzi strumentali, siete persi... non dovevate fare quei due album strumentali. Ah, Floria, ma i musicisti hanno bisogno di fare degli esperimenti ogni tanto, altrimenti si rimane sempre lì. No, è stato un esperimento fatto al momento forse dal ricambio generazionale, quindi sono un po' la disco music che è arrivata. Non sono stati capiti. Perché beh, con quello lì abbiamo preso il premio della critica, eh. Non è che abbiamo fatto una cosa, abbiamo fatto una cosa di qualità. Sì, sì, il primo sì, senz'altro, il secondo. Lui fai un altro album, non si vede con la matita. Infatti per questo gli ho dato la pesce. Grazie. Bene, ciao. Ciao. Grazie.